Ciao a tutti ragazzi, allora oggi facciamo un video sulla raccolta del polline. Io qui ho 10 cassette in cui ho montato le trappoline del polline già da aprile. Ho dovuto interrompere la raccolta da un bel po', facciamo anche da un mese che non raccolgo più nulla perché il tempo era sempre o nuvoloso o pioveva o comunque c'era molta umidità, quindi raccogliere il polline con brutto tempo non conviene mai, perché poi dopo si hanno problemi nella conservazione. Allora, prima di continuare il video, ragazzi, vi chiedo di mettere mi piace e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Iscrivetevi gratuitamente. Io continuerò ad aggiornarvi con video nuovi a seconda dell'avanzare della stagione, con le cose che sono da fare, e lo faccio molto volentieri. Lo faccio proprio perché è una passione che ho, non per altro. E voi intanto mi date una mano a fare crescere il canale. Allora, la raccolta del polline, prima di tutto si posizionano le trappoline. Io ho queste trappole qua che vanno bene sia da cassetta cubica che anche potrei montarle anche sopra il portasciami, che sono di misura. E per tamponare io le cassette, perché siccome è un po' più stretta della porticina, io ho messo della spugna per tamponare così. Ad esempio qua la spugna sono riusciti a rosicchiarla, e quindi questa qua avrà raccolto poco perché entrano tutte da quella parte lì che fanno prima. Comunque poco male, qualcosa si raccoglie sempre. Allora guardate questa qua, quante api ci sono. Quest'anno è stato un anno molto particolare perché in questa postazione qua, non essendoci a caccia, le api sono sempre state un po' in affanno sul raccolto di nettare, e quindi ho subito diverse sciamature, secondo me dovute anche a questo clima che non è stato molto molto favorevole. Io ci sono stato dietro un sacco con le scellature e tutto, però quando la famiglia va in febbre, se non eliminiamo la regina non ci sono santi che tengano, non fai niente, sciamerà. Quindi a raccolta di miele qua siamo proprio ai primissimi mieli che ci sono nei melari. Stiamo raccogliendo adesso un po' di falso indaco, ma proprio è un inizio di raccolto, non so nemmeno come andrà a finire. Comunque torniamo al discorso principale, che è quello del polline. Allora io mi porto dietro un secchio pulito e adesso svuotiamo le varie cassettine. Non ho ancora aperto nulla, quindi sto raccogliendo falso indaco, il tiglio ancora non è partito. E polline arancione, qualcosa di grigio e di nero che sarà sicuramente del papavero. Comunque questo è quanto. Adesso lo mettiamo qua, cascano dentro anche qualche ape, adesso se ne andranno, non succede mica niente. Via, poi la seconda, questa qua c'è l'entrata di lava. Ha raccolto poco, me lo aspettavo, comunque non fa mica niente. Vista l'annata un po' disastrosa, bisogna cercare di salvare salvabile. Questa è abbastanza piena. Ci sono anche gli insetti che vengono qui a predare il polline, e li togliamo. Comunque poi questo polline qua va tutto setacciato e va tutto ripulito poi a casa. Dopo vi faccio vedere anche le operazioni che seguono a quella di raccolta. Vi faccio vedere tutto, passo passo. Andiamo avanti velocemente con la raccolta. Ragazzi, vorrei chiedervi a voi come è andata la raccolta fino a questo punto. Qua in pianura la piara è da caccia, lo smilerò tra un paio di giorni, ormai sono riuscito ad umidificarlo bene e vado a smielare tra un paio di giorni. Poi dopo vi dirò quanto ne ho fatto. Comunque c'ho lì in deumidificazione una quarantina di melari, spero di averne fatto un po', non erano neanche scarsissimi, alcuni sono riuscito a riempirli. Guarda questo qua, questo è proprio pieno. E via. Scrivetemi nei commenti che video vorreste che faccia, qual è l'argomento che vi possa interessare di più.
così ho anche spunto per fare video nuovi che possano interessarvi. Ecco, fatto. Ecco fatto. Adesso andiamo a casa, ci mettiamo con la santa pazienza le pinzette e cominciamo a pulirlo. Ci vediamo dopo, ragazzi. Eccoci qua. Adesso stiamo setacciando il polline con una pazienza infinita. La mettiamo sul setaccio. E ci vuole la persona che ci vede bene a fare questo lavoro qua, se no ci sono quelle lampade con la lente di ingrandimento tipo quelle degli estetisti che possono andare bene perché fanno anche una bella illuminazione. Quindi adesso con tantissima pazienza si setaccia tutto il polline, si tolgono i residui di zampette, di insetti, di foglie, di petali, qualsiasi cosa che non c'entra nulla col polline. E poi lo si va a invasettare e poi si mette nel freezer e lo si lascia nel freezer. Ricordiamoci che quando l'abbiamo congelato deve rimanere almeno 48 ore nel freezer per neutralizzare le eventuali larve che ci sono. E poi se si sono da fare dei mercati così si può anche togliere dal freezer e dagli ultimi studi fatti che ho fatto il corso hanno detto che può rimanere fuori anche 24 ore e poi riprendere la catena del freddo che non subisce alterazioni. Quindi adesso quando l'abbiamo invasettato poi vi facciamo vedere come viene il prodotto alla fine. Ecco, questo è il risultato finale, questo qua è un polline molto arancione perché sappiamo che c'è del falso indaco adesso in abbondanza, quindi assume tutta questa colorazione qua arancione. Viene messo nel congelatore a pozzetto. Si lascia almeno 2 giorni e poi quando si preleva per fare i mercati, andare in giro oppure per la consegna, per il tempo necessario. Se sei al mercato si porta una borsa termica o un frigorifero portatile, comunque può rimanere anche 24 ore fuori dal congelatore senza subire modificazioni. Allora un consiglio che posso darvi è di aprire le trappoline ogni 2 giorni per far sì che le api possano pulire l'alveare dalle api morte e nel frattempo approfittarne per pulire i cassettini, perché i cassettini possono avere dentro dei residui di muffa, di sporcizie e vanno puliti. E poi si procede alla vendita. Conservato così il polline mantiene tutte le proprietà senza alterazioni e è un ottimo prodotto. Ciao ragazzi.